Allora, nuovamente benvenuti a tutti quanti. Questo è il quarto incontro di presentazione della scuola di specializzazione in psicoterapia cognitiva e cognitivo-comportamentale nella sua sede di Mestre. E la scuola di specializzazione di studi cognitivi è appunto un network di scuole di specializzazione cognitivo-comportamentali che ha diverse sedi. Tra queste diverse sedi c'è anche la nostra sede di Mestre. Questa sera ospitiamo con noi la dottoressa Gemelli Antonella, che è appunto una dei tanti didatti e didatte che operano presso questa sede. E è una professionista specializzata in specifico in dipendenze patologiche e disturbi della personalità. Opera a Modena presso, come specialista ambulatoriale presso l'unità operativa di dipendenze patologiche della casa circondariale Sant'Anna. È libero professionista presso Studi Cognitivi di Modena. Ed è anche collaboratrice del CIP di Modena, che è la Clinica Italiana di Psicoterapia, che a Modena si occupa di disturbi della personalità. Questa sera la dottoressa Gemelli ci introdurrà ad un mondo molto complesso, molto difficile da inquadrare e chiaramente anche da trattare. Infatti, ci porterà, insomma, un po' a conoscere ed approfondire il disturbo antisociale di personalità. Cercando appunto di darne una definizione, di coglierne le caratteristiche principali e di avere anche qualche spunto sul suo intervento. Dopo questo intervento della dottoressa Gemelli, a seguire ci sarà la presentazione dell'offerta formativa di studi cognitivi come scuola di specializzazione. E dove appunto vi verranno illustrate tutte le caratteristiche del programma formativo dell'offerta che la nostra scuola fa, che la nostra scuola offre, con tutte, diciamo così, con tutti i dettagli, con tutte le caratteristiche salienti di questo importante percorso formativo che dura 4 anni e che è molto ricco e articolato. E Antonella, direi che quando tu sei pronta, quando vuoi, puoi iniziare con la tua presentazione. Ti ascoltiamo volentieri. Benvenuta. Grazie, grazie a tutti, benvenuti. Ok, allora buon pomeriggio a tutti. Come diceva Valeria, proverò insomma a dare un'infarinatura, diciamo, su questo che è un disturbo di personalità, quindi in quanto tale ha delle peculiarità e delle, come dire, difficoltà nel trattamento in quanto disturbo di personalità, ma anche, come dire, delle sue caratteristiche peculiari. Diciamo che per fortuna, ecco, non tutti i nostri pazienti rientrano in questa categoria. È un paziente che sicuramente vediamo meno nei contesti privati o nel nostro studio privato, è un paziente che invece più facilmente accede per altri motivi, anche come vedremo, a quelli che sono, per esempio, i servizi per le dipendenze patologiche, perché spesso in comorbidità con questo disturbo, così come nell'area, come dire, giudiziaria penale, quindi spesso la motivazione di questi pazienti è tutt'altro che personale, ma spesso sono pazienti che sono obbligati in qualche modo a porsi all'interno di un percorso, di un trattamento. Per questo, come vedremo, non è per niente un paziente ideale, un paziente facile. In che senso non è un paziente ideale? Nel senso che è quello che in passato veniva denominato psicopatico, no? Veniva definito psicopatia, sociopatia, ed è appunto un disturbo di personalità che ha come caratteristica principale l'inosservanza e la violazione dei diritti degli altri. È incapace,
di conformarsi alle leggi, per cui spesso compie atti illegali, quindi commette reati cosiddetti contro la proprietà e contro la persona, e ha difficoltà, se non incapacità, ad aderire alle norme sociali, per cui presenta spesso dei comportamenti morali e manipolativi anche nel corso del trattamento e con il, quindi, lo psicoterapeuta. Quindi mente, simula, possono anche presentarsi con false identità. E tutto questo lo fanno per trarne profitto e piacere personale. E, un'altra caratteristica è il fatto di provare scarso rimorso per le conseguenze delle proprie azioni. Questo poi vedremo, rientra in quella che è la teoria del disimpegno morale, ed è una delle caratteristiche psicologiche principali di questi pazienti, per il quale possono restare assolutamente emotivamente indifferenti e fornire spiegazioni superficiali anche di fronte ad eventi estremamente gravi, estremamente aggressivi e pericolosi nei confronti di altre persone. E sono oltretutto impulsivi e aggressivi. Allora, la storia è abbastanza lunga, io ho cercato di darvi qualche passaggio principale, no, rispetto allo studio di questo tipo di personalità. Diciamo che già da Demostene lo definiva uno che sembra non solo un delinquente, ma anche un pazzo. E vediamo che iniziano questi individui, questi soggetti, ad essere visti come malati e quindi non solo considerati fautori di reato, già nell'età classica con i romani e con i greci, che definivano questi pazienti col termine furor, identificando quindi proprio già una forma di follia e descrivendo questi soggetti come furiosi e portati a commettere dei reati, capaci di seguire leggi e rispettare lo Stato e gli altri. E quindi in questo senso sono veramente le primissime riflessioni che vanno oltre a una spiegazione di tipo religioso o una spiegazione di soggetti, l'idea di soggetti come posseduti. Scusami Antonella, ti interrompo un attimo, almeno io sento diversi rumori di fondo, non so se li sentite anche voi, ed eventualmente chiedo a chi ha i microfoni aperti di eventualmente di chiuderli, che così si sente meglio l'intervento della dottoressa Gemelli. Grazie. Ok. Dicevo, quindi sicuramente nell'area, sicuramente nel periodo greco-romano, nell'età classica, così come nel Medioevo, che anche se ancora erano presenti spiegazioni legate allo zodiaco o all'alchimia, si cominciavano ad evidenziare la concezione di tali soggetti antisociali come dei malati, fino ad arrivare progressivamente a dire proprio che la patologia psichica legata a queste componenti devianti era collegata a disordini del ragionamento e del pensiero. Con la rivoluzione illuminista poi si cominciano ad interrogare sul concetto di responsabilità individuale, che è proprio quello che come vi dicevo prima, che poi sarà all'interno della teoria di Bandura e della teoria del disimpegno morale una delle spiegazioni dal punto di vista psicologico principali a quali si fa riferimento. Ancora, nel 1800 un altro elemento importante viene prolungato, l'Insane Offenders Bill, che è in qualche modo la prima forma di considerazione di misura alternativa, no? Considerate quelli che poi nel XX secolo arrivano a definirsi i manicomi criminali. Quindi sarà solo nel 1800 che sarà previsto per queste persone, con l'Insane Offenders Bill, il proscioglimento e la custodia in ospedale per reati che vengono commessi nel momento in cui si considera che sia presente una condizione di alienazione mentale, no? Comunque di infermità mentale. Anche
Pritchard dà un suo contributo in questo e comincia a sottolineare, a dare una visione all'interno del disturbo antisociale della presenza di un problema collegato alle emozioni. Sarà poi, dovremmo aspettare fino al 1900 con Kraepelin, che sarà il primo, no, che identificherà delle tipologie, darà una struttura, un po' per come la conosciamo noi, di questi soggetti affetti da antisocialità, che da Kraepelin vengono descritti appunto come individui affascinanti e superficiali, assolutamente privi di moralità e senso di responsabilità, impulsivi, violenti, apparentemente funzionanti, ma freddi calcolatori manipolativi, così come con una, come dire, vagabondi patologici, nel senso incapaci di stabilire e di legarsi ed avere salde radici. Nell'ultimo trattato di Kraepelin si parla proprio di soggetti con deficit della volizione, che sono nemici della società, non empatici, con problemi legati all'interno, nel contesto scolastico, con fughe già in età adolescenziale, furti. Quindi si arriva a una definizione che è poi quella che noi arriviamo a conoscere all'interno del DSM-IV. Kleckley in realtà sarà poi quello che maggiormente, no, studia il disturbo antisociale, in particolare legato o comunque per differenziarlo da quello che poi sarà la definizione di psicopatia. Per cui Kleckley identifica sicuramente come essenziali nella diagnosi l'assenza del senso di colpa, di empatia e di lealtà, e parla della maschera di sanità, quindi soggetti che non solo hanno problemi con la legge, ma possono essere anche soggetti che noi conosciamo e che hanno un grande successo negli affari, nel commercio, possono essere leader politici, quindi in realtà hanno anche un'accezione in termini di funzionamento, quindi estremamente funzionante, quindi non immaginiamo necessariamente l'antisociale come colui che vive ai margini della società o comunque non solo in questa accezione. Infatti, come dire, si arriverà poi a distinguerlo definitivamente dalla personalità psicopatica, perché lo psicopatico non solo mostra uno stile parassitario di vita o mette in atto comportamenti antisociali, ma si caratterizza per un distacco emotivo, si caratterizza per l'essere estremamente centrato su se stesso, essere insensibile, privo di rimorsi e privo di empatia. Quindi assolutamente va distinta dalla personalità antisociale, perché nella psicopatia mancano proprio i legami genuini con gli altri e presentano una freddezza emotiva combinata agli aspetti di manipolazione e di violenza che costituiscono poi un esito peculiare. Pensate che addirittura Stone, uno dei maggiori studiosi negli Stati Uniti, che si occupa appunto di disturbo antisociale, psicopatia e narcisismo maligno, definisce pazienti intrattabili, nella misura in cui Stone sostiene che sia non solo non beneficino della terapia, anzi le personalità più psicopatiche utilizzano quello che imparano all'interno della terapia per diventare, per migliorarsi proprio come manipolatori, predatori e sadici. Quindi in qualche modo dà quasi un'accezione di intrattabilità nell'idea che sia quasi controproducente trattare la psicopatia in questo senso. Diverso è invece per quello che riguarda il disturbo di personalità antisociale, seppur, come dire, mantenga alcune caratteristiche che sono comuni. Cos'è un disturbo di personalità antisociale? È un pattern pervasivo, no? Come succede. Scusate un attimo.
è un pattern pervasivo di inosservanza e di violazione dei diritti degli altri, quindi come tutti i disturbi di personalità presenta queste caratteristiche che sono stabili nel tempo e che si manifestano fin dall'età di 15 anni, come sono indicate da uno di più degli elementi che qua sono esposti. Presentano per esempio l'incapacità di conformarsi alle norme sociali per quanto riguarda il comportamento legale, un po' come dicevamo prima. Sono disonesti, mentono ripetutamente, usano falsi nomi, sono impulsivi, come dicevamo, sono irritabili e aggressivi e nelle loro storie verifichiamo particolari scontri, aggressioni fisiche, proprio caratteristiche della noncuranza della sicurezza propria e degli altri, così appunto come spesso l'utilizzo anche di sostanze o altri comportamenti di tipo deviante. Hanno appunto caratteristiche di responsabilità e sono incapaci spesso di sostenere un'attività lavorativa continuativa o sostenere obblighi finanziari. E un altro dei criteri caratteristici appunto può essere la mancanza di rimorso, proprio nell'essere indifferenti o cercare di razionalizzare anche a fronte di un danno che hanno arrecato per avere maltrattato o derubato un'altra persona. L'individuo è quindi almeno 18 anni e quando facciamo diagnosi chiaramente già rileviamo una presenza del disturbo della condotta che esordisce appunto prima dei 15 anni di età. E tale comportamento non può essere manifestato, non può avere il decorso se è stata fatta diagnosi di schizofrenia o disturbo bipolare. Ha una prevalenza maggiormente nei maschi, circa il 3% il disturbo antisociale e l'1% nelle femmine. E le stime di prevalenza negli ambienti clinici variano dal 3% al 30%. Così come negli altri disturbi di personalità, si stima che anche il disturbo antisociale abbia un decorso cronico, ma che possa andare incontro a remissione e diventare sempre meno evidente mano a mano che l'individuo si avvicina all'età adulta, sostanzialmente intorno alla quarta decade di vita. Anche per quello che riguarda le stime sulla familiarità, il disturbo antisociale è più comune fra i consanguini di primo grado rispetto alla popolazione generale e in particolare il rischio per i consanguini di femmine col disturbo tende a essere maggiore per i consanguini di maschi. Un altro aspetto rilevante che si vede in merito alla familiarità è il fatto che i consanguini di persone con questo disturbo hanno un rischio aumentato sia per il disturbo di somatizzazione, soprattutto nel sesso femminile, o disturbi correlati a sostanze, e in questo maggiormente nel sesso maschile. Un aspetto importante quando insomma, facciamo la diagnosi del disturbo antisociale è l'aspetto della diagnosi differenziale, nel senso che come molti, insomma, l'idea è sostanzialmente che le carceri italiane, gli istituti penitenziari italiani siano pieni, no, di disturbi antisociali. In realtà quello che è maggiormente rappresentato all'interno degli istituti penitenziari sono comportamenti antisociali nell'adulto. Comportamento antisociale nell'adulto che si caratterizza per appunto comportamenti criminali che vengono spesso intrapresi per un guadagno personale, ma in personalità che non hanno le caratteristiche appunto tipiche di quelle che ha il disturbo antisociale di personalità. Quindi in realtà il campione che maggiormente rappresenta le persone all'interno degli istituti penitenziari in realtà rientra in questo tipo di diagnosi, quindi di comportamento antisociale nell'adulto.
Così come un'altra categoria molto rappresentata è il comportamento antisociale in disturbo correlato a sostanze. Diciamo che sostanzialmente non andiamo a formulare diagnosi di disturbo antisociale in questi pazienti a meno che il disturbo non sia presente già nella fanciullezza e, come dire, e non siano presenti i segni del disturbo anche nell'età adulta. Quello che facciamo è che quando sia l'uso di sostanze sia il comportamento antisociale iniziano nella fanciullezza e continuano, facciamo una doppia diagnosi sostanzialmente. Quindi diamo sia una diagnosi di disturbo correlato a sostanze che un disturbo antisociale di personalità. Anche se dobbiamo, come dire, prestare attenzione al fatto che spesso la vita dei pazienti tossicodipendenti è caratterizzata da comportamenti antisociali che sono strettamente collegati all'uso delle sostanze, per cui sono reati legati alla vendita illegale di droghe, a furti o per ottenere denaro per l'acquisto della droga. Ugualmente un altro disturbo che ha alcune caratteristiche comuni con il disturbo antisociale è il disturbo narcisistico di personalità, tanto che, come vi dicevo, ci sono una serie di studi che fanno riferimento al cosiddetto narcisismo maligno, che si avvicina molto a quelli che sono le caratteristiche del disturbo antisociale di personalità. Tuttavia, nonostante i soggetti narcisisti tendano ad essere delle volte superficiali, sfruttatori e non empatici, includono molto, in modo molto minore le caratteristiche dell'aggressività e della disonestà legate al disturbo antisociale. In questo senso possiamo distinguerli. Ugualmente nel disturbo istrionico e nel disturbo borderline, anche i pazienti istrionici e borderline sono manipolativi per avere considerazione e attenzione da parte degli altri, e questa è la caratteristica che li distingue. Il disturbo antisociale, la manipolazione, ci dobbiamo ricordare che è finalizzata ad ottenere profitto, potere o altri tipi di gratificazioni materiali. Solitamente. E come si diceva, come dire, le caratteristiche di questo disturbo noi le cominciamo già a osservare nella fanciullezza, tanto che molte ricerche ormai dimostrano che i bambini che hanno un disturbo ai quali viene diagnosticato un disturbo della condotta hanno un rischio 5 volte maggiore di diventare disturbi antisociali rispetto ai bambini con altre diagnosi. Per quello che riguarda i fattori di rischio, no, si è visto che sicuramente ci sono tutta una serie di fattori che non hanno un peso nello specifico singolarmente, ma che vanno a concorrere nel momento in cui c'è un incremento nella presenza di questi fattori alla gravità del disturbo e quindi a un maggior rischio di sviluppare poi un disturbo antisociale. Questi elementi sono le predisposizioni biologiche, quindi la presenza di un temperamento difficile, di iperattività, il contesto socioculturale, solitamente un contesto socioculturale basso, famiglie molto numerose con tanti figli o appunto con eventi legati alla separazione, alla presenza di madri single. E un'altra caratteristica sono le esperienze precoci di vita, quindi le qualità genitoriali che questi pazienti, insomma, ai quali sono sottoposti, o la presenza di abusi. Solitamente nelle storie dei nostri pazienti antisociali vediamo che hanno famiglie che sono o estremamente permissive o estremamente rigide o estremamente rigorose. Sono famiglie in cui c'è una grossa emotività espressa e c'è la tendenza soprattutto a punire piuttosto che a rinforzare i comportamenti messi in atto.
Un altro fattore rilevante sicuramente sono le esperienze con i pari, le esperienze di rifiuto da parte dei pari o l'esperienza anche di essere esposti a una violenza, di essere in qualche modo vittime di bullismo, può portare poi il soggetto, l'individuo, poi a sviluppare successivamente un tipo di personalità di questo tipo. Oppure anche le esperienze con istituzioni sociali, immaginate no, il fatto di essere istituzionalizzati già da bambini, quindi di passare molto tempo in strutture extrafamiliari, anche questo può in qualche modo concorrere a quello che è lo sviluppo di un tipo di personalità antisociale, così come i fallimenti scolastici o l'esposizione precoce per esempio alla violenza, sia in televisione che anche personalmente. Quindi di poter assistere anche nel contesto di vita a questo tipo, una sorta di abituazione che rende più semplice abituarsi a quella che poi è la violenza. E come dicevo, non hanno un peso specifico singolarmente, tuttavia spesso nelle storie dei nostri pazienti vediamo che sono spesso presenti tutti questi fattori di rischio. Un capitolo che rientra sempre in quest'area è il capitolo bullismo, è un po' come dire, già da qui si possono notare quelle che sono le radici di un futuro disturbo antisociale, proprio nell'ottica di presentare già comportamenti legati all'intenzionalità di già fare un danno fisico, psicologico alla vittima. E in questo senso ormai ci sono tantissimi studi che parlano sia del bullismo diretto, quindi quello che fa riferimento ad azioni proprio di tipo fisico, quindi con calci, pugni, no? Un bullismo diretto fisico, un bullismo diretto verbale legato agli insulti, alla derisione della vittima, che ha caratteristiche spesso soprattutto maschili, ma anche e altrettanto significativo un bullismo indiretto o relazionale, maggiormente rappresentato nel sesso femminile, questo che si presenta come la diffusione di maldicenze finalizzato ad isolare socialmente un'altra persona e manipolare i rapporti di amicizia della vittima. Come vi dicevo inizialmente, una delle teorie al quale si fa riferimento per spiegare i meccanismi che possono sottendere poi a quelli che si arrivano a manifestare come comportamenti nell'area antisociale o più specificatamente del disturbo antisociale è la teoria del disimpegno morale di Bandura, che è una teoria socio-cognitiva che introduce la concezione di meccanismi, processi attraverso il quale l'individuo si giustifica e giustificandosi disattiva parzialmente o totalmente il controllo morale, mettendosi così al riparo dai sentimenti di svalutazione, dal senso di colpa e dalla vergogna. Bandura identifica 8 meccanismi che agiscono su 3 diverse fasi del processo di regolazione dei comportamenti. Sono meccanismi che agiscono sulla valutazione della condotta di sé, sulla valutazione delle conseguenze dell'azione che viene messa in atto e sul giudizio nei confronti delle vittime. Appunto questi meccanismi, alcuni agiscono, come diciamo, sulla condotta immorale, la rendono in qualche modo più accettabile, no? Facendo ricorso a dei principi superiori di giustificazione morale, anche quello cosiddetto etichettamento eufemistico, o il fatto di confrontarsi con delle azioni che sono spesso peggiori. Nel racconto dei nostri pazienti, almeno quando ho modo di insomma
di raccogliere alcune di queste informazioni più legate al reato, sono le spiegazioni che giustificano maggiormente, per cui il furto viene fatto perché, come dire, la società è stata negativa nei suoi confronti, no? Cioè, è successo sempre qualcosa per cui ci sono principi superiori che arrivano a giustificare la condotta immorale, oppure appunto il confronto con azioni peggiori. Anche in questo spesso ci viene raccontato come cosa vuole che sia un furto, cioè chi ammazza, e quindi no, e sono proprio questi meccanismi che permettono a queste personalità poi di mantenere intatta, no, quella che è la propria, gli aspetti legati alla colpa o la vergogna di quello che hanno fatto e che portano poi a riperpetuare, riproporre il comportamento. Alcuni altri meccanismi agiscono proprio definendo la responsabilità dell'azione compiuta, per esempio, che viene suddivisa tra più persone, per cui il fatto a volte che riportano è che non erano da soli, no? Oppure che sono stati altri che li hanno convinti, no? Che loro hanno semplicemente aderito alla proposta di altre persone. Questo, no, al fine di dislocare la responsabilità e appunto minimizzare le conseguenze delle azioni, tanto anche da arrivare a distorcere queste conseguenze. E quest'altra, questo, secondo, questo secondo gruppo di meccanismi trova poi il suo massimo proprio in questi termini, in quelli che sono meccanismi che si concentrano proprio sul ruolo della vittima. Il fatto di deumanizzare la vittima, per cui chi subisce viene privato proprio della sua dignità, viene parificato un essere inferiore, e questo fa sì che appunto il disimpegno morale diventi massimo, no? Per cui la vittima si merita in questo senso di essere vittima in quanto tale, così come l'attribuzione di colpa alla vittima, per cui la vittima è ritenuta responsabile e colpevole di ciò che accade e subisce, no? Un po' quest'ultima tipologia è un po' quello che spesso si sente nei sex offender quando commettono reati sessuali e che spesso tendono a essere giustificati proprio dal comportamento che la vittima ha tenuto nei propri confronti, permettendogli così in qualche modo di preservare il loro senso di colpa e di non sentirsi proprio per questo responsabili di quello che è successo. Ugualmente, sempre, no, come insomma, per considerare quello che è un po' il decorso, insomma, un po' come si sviluppa, ugualmente altri studi hanno sottolineato il disimpegno morale e come questo si osservi già appunto nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, e come già questo può essere osservato come fattore di rischio di un comportamento prepotente. La cosa interessante è che, per esempio, nella scuola primaria ciò che porta, no, maggiormente a disimpegnarsi da un punto di vista morale, in questo senso a giustificare la prepotenza, è l'avere una bassa preferenza sociale, quindi il non piacere, il non essere accettato dagli altri pari, così come l'essere maschio. Nella scuola secondaria invece di primo grado ciò che porta a disimpegnarsi è invece l'opposto, cioè l'avere un'alta popolarità percepita, il fatto di ricoprire una posizione di rilievo, di essere influente, quindi l'essere un bull e sostenere la prevaricazione. In entrambi comunque si sottolinea come appunto sia presente questo aspetto legato al disimpegno morale. Allora, per quello che riguarda il trattamento, no, anche per questa premessa che vi ho fatto, insomma, per queste, insomma, caratteristiche che sono emerse,
Diciamo che c'è un'area di pessimismo per quello che riguarda il trattamento dei disturbanti sociali di personalità, comprensibilmente, mi viene da dire. Tuttavia, come dire, la stragrande maggioranza dei lavori che sono presenti nella letteratura possiamo dire che pongono il focus dell'intervento sulla riduzione del rischio relativa agli atti criminali e comportamenti d'abuso di sostanze, nel senso che la stragrande maggioranza della letteratura che si trova e i lavori che si trovano si prestano maggiormente a studiare questi aspetti. Sono tantissime le ricerche negli ultimi 25 anni che suggeriscono che gli interventi basati sulla terapia cognitivo-comportamentale anche su pazienti con comportamenti antisociali possono avere risultati positivi. E, sottolineando altrettanto il fatto che, appunto, un po' come si diceva, che in caso di presenza di livelli di psicopatia il beneficio legato al trattamento sia notevolmente minore rispetto a quando appunto non siamo in presenza di tratti di psicopatia. E rispetto a questo c'è una scala che viene usata, che è la PCL, che appunto è la Psychopathic Checklist, che permette di, insomma, che viene somministrata e permette di andare eventualmente ad indagare se il paziente presenta, no, livelli di psicopatia e quindi poi di poter considerare un'ipotesi di progetto in questa direzione o meno, ecco. Studi recenti presentano il tentativo anche di applicare alcune delle terapie di terza ondata, delle terapie cognitive, come la terapia dialettico-comportamentale o la schema therapy, proprio ai soggetti autori di reato. Quindi ci sono, come dire, si sta andando anche in questa direzione con quindi psicoterapie cognitivo-comportamentali nate per altri tipi di disturbi che oggi si sta tentando di applicare anche a questo tipo di soggetto. E le misure di efficacia del trattamento all'interno della letteratura sembrano concentrarsi, come vi dicevo, nella maggior parte dei lavori su indici di tipo comportamentale, quindi su recidive nei reati, dropout, oppure di tipo sintomatologico, quello che si cerca di su cui andare a intervenire, l'aggressività, la rabbia, l'impulsività, o proprio sul funzionamento, sul tipo globale, la qualità della vita, il funzionamento sociale. Poco si trova in termini di studi di efficacia relativi proprio alla modifica dei tratti di personalità e del funzionamento cognitivo, quali schemi, credenze e bias cognitivi disfunzionali. Vedremo se, come dire, la terapia dialettico-comportamentale e la schema therapy nel tempo ci daranno esiti, insomma, anche rispetto a questo e studi di efficacia ulteriori. Quindi, in conclusione, quello che si può dire dal punto di vista dell'efficacia al momento non sembra possibile pervenire a un risultato certo circa l'efficacia del trattamento cognitivo-comportamentale per i soggetti all'interno dello spettro antisociale. Tuttavia, no, nonostante i vari limiti che abbiamo visto in precedenza, i più studiati approcci nel trattamento del comportamento antisociale nelle sue varie forme sembrano essere comunque sempre una o più variazioni della terapia cognitivo-comportamentale, così come dagli studi di Gannon e altri. In base a questo, le linee guida NICE, anche non a fronte di prove di efficacia per il trattamento, raccomandano alcuni punti da seguire quando ci troviamo di fronte a questo tipo di personalità. E sono raccomandazioni che si dividono in interventi che sono mirati specificatamente al disturbo antisociale di personalità, sono oppure trattamenti e gestione del sintomo e dei comportamenti associati al disturbo antisociale di personalità come l'impulsività o l'aggressività, o il trattamento dei disturbi che troviamo, come spesso abbiamo visto, in comorbidità, come la depressione o l'abuso di sostanze.
Il quarto gruppo di raccomandazioni si riferisce invece ad interventi maggiormente volti alla gestione del comportamento offensivo. Per cui il focus di questi diversi interventi, nonostante sia sul comportamento offensivo, gli interventi hanno il potenziale per aiutare le persone con disturbo antisociale ad affrontare una vasta gamma di comportamenti antisociali e quindi possono, no, anche secondo le linee guida, beneficiare di interventi specifici e avere quindi conseguenze positive sia per se stessi sia per gli altri. In generale, gli obiettivi del trattamento con questo tipo di personalità sono questi, no? Più o meno rispetto al decorso di una terapia. Una cosa estremamente importante è comprendere il senso e l'origine del proprio comportamento per questi pazienti e rileggerlo come una risposta adattiva che hanno dato un tempo e disadattiva in questo momento, quindi in termini di costi e benefici, in modo che questo faccia sì di evitare di fondare l'identità sul sono cattivo, sull'idea di sé del sono cattivo. Successivamente diventa importante favorire delle esperienze positive di protezione e di accudimento dell'autorità, così come ridurre il bias nella percezione dell'altro. Il bias nella percezione dell'altro. Ricercare un ruolo sociale che favorisce. Chiedo scusa un attimo, devo fermare. Non ti preoccupare, Antonella. Sono i rischi alle volte del coniugare, insomma, tanti impegni insieme. Aspettiamo un attimo. E colgo l'occasione di questa piccola pausa per chiedere, per dirvi più che altro, che qualsiasi dubbio voi possiate avere relativamente o curiosità rispetto a quello che sta dicendo la dottoressa, potete sia esporlo, diciamo così, verbalmente, ma anche se volete in chat, la vostra domanda viene letta e viene poi girata la dottoressa. Prego. Sì, scusate, ma insomma, ho avuto un imprevisto familiare, quindi ho mio figlio qua con me. Chiedo scusa, ma il Covid fa anche questo. Allora, come dicevo, insomma, l'idea è all'interno del trattamento di inizialmente dare una comprensione generale alla persona del proprio funzionamento, quindi in qualche modo rileggere anche in termini di validazione, no? Quello che è un comportamento che sicuramente ad oggi è svantaggioso, ma che nasce come risposta adattiva, no? Un tempo rispetto il contesto di vita, rispetto lo stile di attaccamento, rispetto l'apprendimento fino a quel momento. Quindi poi l'idea, no, è di lavorare su quello che è l'aspetto dello svantaggio ad oggi di questa modalità per favorire delle esperienze che diventano in termini, insomma, più positive di protezione e d'accudimento. Arrivare anche a ridurre il bias dell'ostilità nella percezione dell'altro, perché finché è presente questo aspetto diventa come dire, difficile rispondere in un modo alternativo all'interno di una relazione. Inoltre di ricercare un ruolo sociale che possa favorire appartenenza e cooperazione. Allo scopo anche questo di poter assaporare delle esperienze di affiliazione e prosocialità che sono assolutamente sconosciute, no? Nel tentativo in qualche modo di andare oltre quello che è il sistema agonistico di rango che invece spesso viene utilizzato nel proprio funzionamento. Anche nell'idea di poter in questo senso connettere il valore personale a un comportamento etico corretto, quindi modificare in modo decisamente strutturale quelli che sono gli aspetti della personalità, insomma.
E per quello che riguarda, no, la terapia cognitivo-comportamentale e in generale i disturbi di personalità, quello che condividono sono le quattro principali caratteristiche, quindi la presenza di un pensiero distorto, delle risposte emotive problematiche, un'eccessiva o ridotta regolazione degli impulsi e quindi come conseguenza anche di un discontrollo di tipo comportamentale, così come delle difficoltà interpersonali. E proprio come gli altri disturbi di personalità, il disturbo antisociale ha lo stesso tipo di caratteristiche. E, in merito a questo, no, Beck e Freeman hanno definito quello che è appunto all'interno del protocollo cognitivo-comportamentale del disturbo antisociale, queste parti, insomma, quindi quelli che sono i pensieri distorti e quelle che sono le caratteristiche di questo disturbo. Nella teoria cognitivo-comportamentale di Beck e Freeman, la visione di se stessi, di questi pazienti, è di essere solitari, autonomi, forti. Alcuni pensano di essere stati abusati o maltrattati dalla società e quindi giustificano la loro vittimizzazione nei confronti degli altri, no? Perché credono di essere stati a loro volta vittime. Altri pazienti invece possono assegnarsi un ruolo di predatore, quindi l'idea di sé è in assoluto quella di un predatore all'interno di un mondo in cui cane mangia cane, in cui rompere le regole della società è normale e persino desiderabile. Così come, no, come conseguenza la visione degli altri può essere in due modi differenti. Gli altri possono essere visti come approfittatori e quindi meritano di essere sfruttati proprio come ritorsione nei loro confronti, o gli altri sono deboli e vulnerabili e quindi meritevoli anche in questo caso di essere vessati. Immaginiamo, come dire, che proprio per la caratteristica di questi disturbi anche all'interno della psicoterapia, quindi all'interno di una seduta, insomma, con lo psicoterapeuta, questi sono gli schemi che si presentano e che noi ci troviamo ad affrontare. Quindi diventa estremamente importante conoscerli e sapere come affrontarli. Quindi insieme a questa visione, quindi di visione di sé, di solitari, di predatori, e la visione degli altri meritevoli di essere vessati o di essere sfruttati, presentano anche delle credenze. Le credenze intermedie e profonde che Beck e Freeman identificano in questi pazienti sono credenze del tipo: devo essere l'aggressore, altrimenti sarò la vittima, gli altri sono sfruttatori e quindi devo approfittare di loro a mia volta, e quindi, come dire, credenze che portano poi, come dicevamo, ad essere autorizzati a rompere queste regole, così come assunzioni che poi portano a mettere in atto dei comportamenti in linea, come se non faccio pressione sugli altri o li manipolo, li sfrutto, non avrò quello che merito, no? Quindi il fatto di essere meritevoli di prendersi quello che è loro, o altrimenti lo farà qualcun altro. E come conseguenze a questa visione di sé, degli altri e a queste credenze intermedie e profonde, utilizzano strategie di coping che sono l'attacco aperto, quindi l'aggressione degli altri, oppure un tipo più sottile che si fonda maggiormente, che utilizza maggiormente la persuasione, no? La manipolazione insidiosa e nascosta, e spesso questo è quello che vediamo all'interno dei nostri colloqui con personalità antisociali, che se tuttavia non soddisfano appieno la diagnosi di disturbo antisociale, però qualche tratto lo manifestano, comunque sono rappresentati in questo senso, hanno qualche tratto in questo senso, e quindi sono con noi manipolatori e sotto
cercano in questo senso di avere dei vantaggi anche dalla terapia, ed è un dato che per noi è importante conoscere. Per quello che riguarda le emozioni, sicuramente la più rappresentata è l'emozione della rabbia. Rabbia legata all'idea di ingiustizia, per il fatto che gli altri hanno quello che meriterebbero loro, rabbia perché si sentono ostacolati nel raggiungimento dei loro obiettivi. All'interno quindi di questo protocollo cognitivo-comportamentale di Beck e Freeman, le tecniche che vengono maggiormente utilizzate per raggiungere gli obiettivi che abbiamo visto precedentemente sono tecniche di ristrutturazione cognitiva, quindi ristrutturazione dei pensieri irrazionali e delle credenze centrali che appunto si basate sul loro modello, tecniche che mirano a modificare il comportamento basate proprio sui principi del rinforzo, del modeling, quindi basate su quelli che sono modelli, principi comportamentisti. Sono tecniche che mirano ad acquisire abilità di coping e social skills, e l'aumento e strategie e tecniche che sono volte a aumentare la consapevolezza sul proprio funzionamento sociale, quindi a prendere consapevolezza di questa visione di sé, degli altri, mediante la riduzione dei comportamenti oppositivi e l'acquisizione di comportamenti appunto maggiormente prosociali. Oltre a questi diventano importanti tecniche di gestione di risposta allo stress, all'ansia, all'aggressività, così come tutti gli interventi volti a sintomi specifici in presenza di abuso di sostanze, di alcol o altre sintomatologie in asse 1. Concludere, vi racconterei il caso di questo ragazzo, poi dopo lascio spazio alle domande, insomma, se ci sono, alle riflessioni, considerazioni. È un ragazzo che ho seguito all'interno della casa circondariale, credo sia come dire, abbastanza esemplificativo di quello che è la storia, no? Di un disturbo antisociale. È un ragazzo che è del 97, che nasce in Italia, però da genitori tunisini. La famiglia tuttavia è normo inserita sul territorio nazionale e ha una sorella di 2 anni più piccola. Quello che lui racconta della sua infanzia è che ricorda la madre sempre infelice, depressa, e che spesso lui e la sorella dovevano consolarla. Il padre infatti lavorava in una grande ditta ed è sempre viene descritto come freddo e distaccato. Le parole testuali che ha usato sono cuore di pietra e sostanzialmente sempre assente dalla vita familiare. I genitori si separano quando lui ha 4 anni e i loro 2 figli restano a vivere con la madre. Il padre da quel momento comincia ad avere rapporti molto sporadici con loro, ha un rapporto molto conflittuale con la madre, tanto che rifiuta di corrispondere gli alimenti ai figli e alla moglie, piuttosto si licenzia, piuttosto che dover pagare gli alimenti. Si trasferirà poi da lì in poi in Francia, dove si risposerà e avrà altri 2 figli. Quando il paziente lo vede, lo incontra l'ultima volta, lo incontra durante una visita in Tunisia, dove lui va appositamente per incontrare il padre. Quando arriverà là scoprirà poi che si è risposato, che ha un'altra famiglia, un figlio, e questo è motivo di profonda tristezza per lui. Anche la madre successivamente nel 2013 inizierà poi un'altra relazione e si sposerà nel 2009. Alla mia domanda al colloquio di come sono andate le cose alle elementari, la risposta è: ero il più cattivo delle elementari.
riferisce che era coinvolto in risse pressoché ogni giorno e giustificava il proprio comportamento al fine di difendere i più deboli che erano derisi dagli altri. E così in questo modo arriva a crearsi un gruppo all'interno del quale lui è il leader. Quindi riferisce di non essersi mai sentito integrato con i ragazzi del suo paese e frequenta compagnie di ragazzi più grandi con disagio sociale e comportamenti problematici, spesso di altre nazionalità. Alla domanda se si sente più italiano o tunisino non sa rispondere, amareggiato nel raccontare che si è sempre sentito rifiutato perché è diverso sia dai ragazzi del suo paese sia dai ragazzi tunisini. Più recentemente inizia a studiare l'arabo che lui non sapeva per sentirsi più integrato all'interno del gruppo. Nel periodo poi delle scuole medie si trasferisce con la madre e la sorella in un altro paese, lì viene bocciato e inizia un po' tutto l'iter del fallimento scolastico. Viene bocciato per cattiva condotta e spesso non va a scuola. Riesce tuttavia a terminare il percorso scolastico alla fine senza bocciature. Tenta di frequentare alcuni istituti professionali per conseguire il diploma di scuola superiore, ma senza risultato. E in questo periodo inizia un uso continuativo di cannabinoidi con un gruppo di amici e di lì a poco comincia a spacciare e viene arrestato per la prima volta. Otterrà una condanna di 1 anno e 2 mesi da scontare presso l'istituto penitenziario minorile. E nello stesso periodo da parte dei colleghi del penitenziario viene chiesta una presa in carico al servizio per le dipendenze patologiche del territorio per disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi. Durante la detenzione vengono fatti vari tentativi di inserimento nelle comunità educative in misura alternativa alla detenzione che durano però solo pochi mesi e durante queste messe alla prova, diciamo, quindi nel momento in cui può uscire e andare in queste strutture, in realtà commette altri reati come il furto di un cellulare, una rissa con un altro utente che lo aggredisce, lo ferisce con una lametta e varie evasioni durante la notte. Terminata questa prima condanna al minorile, rientra sul territorio e ricomincia a spacciare in modo ancora più importante, sempre con maggiori quantità. Verrà successivamente condannato a 1 anno e 8 mesi a piede libero dopo essere stato fermato a bordo di un'auto con altri 2 ragazzi. Risultata rubata e all'interno della quale si trovava anche un'arma. Al colloquio riferisce di essersi trovato lì senza sapere che l'auto fosse rubata e che ci fosse un'arma e delle sostanze a bordo. A novembre 2015 giunge presso la casa circondariale di Modena per scontare una condanna di 3 anni e 20 giorni di reclusione per un reato di furto aggravato, alla quale poi se ne aggiungeranno altri. In istituto inizierà poi un percorso di trattamento presso il servizio, il SERD interno della casa circondariale, che esiterà con l'inserimento del paziente in una comunità terapeutica nel 2019. Grazie per l'attenzione. Grazie Antonella. Se non ci sono domande, ne avrei una io per te. Anzi un paio. La prima che ha a che fare un po' con l'aspetto della motivazione. Immaginiamo che siano pazienti che quando arrivano da noi prevalentemente abbiano una scarsa motivazione interna, no? Ad affrontare il percorso. E un po' mi piacerebbe che tu ci raccontassi come psicoterapeuta tu affronti questo passaggio così importante della motivazione al trattamento con questa tipologia di pazienti. La seconda domanda invece ha a che fare con un aspetto che mi ha molto incuriosito di quello che hai detto, no? Che effettivamente gli studi non hanno ancora decretato con certezza, con solidità e quindi con una serie anche di validazioni nel tempo di quale sia l'intervento tra i tanti, diciamo così, che effettivamente sembra funzionare di più con questa popolazione di soggetti, no? E quindi mi piacerebbe capire con te, per quella che quindi è la tua esperienza,
qual è a tuo parere, quali sono, diciamo, a tuo parere, gli interventi, le tecniche, che secondo te, ripagano un po' di più con questa tipologia di pazienti. Grazie. Niente, grazie a te. Allora, rispetto alla prima domanda, quindi la motivazione del trattamento è il tema principale, nel senso che in questo sono assolutamente accomunati un po' a quelli che sono i disturbi correlati all'uso di sostanze, no? La maggior parte delle volte la motivazione è assolutamente estrinseca, quindi arrivano perché obbligati. In questo caso, spesso, mentre magari nell'uso di sostanze sono obbligati da familiari o altro, in questo caso può esserci anche in effetti un tipo di obbligo ancora più consistente, che è un obbligo legale, quindi per cui necessariamente devono, cioè non possono togliersi da questa situazione. Allora, l'esperienza sicuramente, allora, dal punto di vista dello psicologo, faccio una cornice dell'intervento dello psicologo all'interno della casa circondariale, che è previsto dai protocolli, anche non mi viene in mente, comunque sì, da un documento che prevede quindi la presenza dello psicologo in tre aree specifiche. Nel momento in cui il paziente arriva, nel quale viene fatta una sorta di valutazione del rischio suicidario. Quindi ogni detenuto che arriva, ogni paziente che entra, viene sottoposto a quello che è la valutazione del rischio suicidario autolesivo. Quindi viene fatta una valutazione di rischio legato a un certo tipo di criteri, in questo senso, quindi sul fatto che sia una prima carcerazione, che sia un paziente giovane, che ci sia una misura particolarmente lunga, che ci sia un tipo di reato violento. Un'altra, e quindi questo è un tipo di intervento. L'altro, come dire, la figura dello psicologo, inoltre, che è un po' quello di cui mi occupo io, è all'interno del SERT. Quindi quello che succede per questo tipo di pazienti è che nel momento in cui ottengono una certificazione di tossicodipendenza possono usufruire di misure alternative alla carcerazione. E qui mi collego con la domanda sulla motivazione, nel senso che chiaramente spesso i sanitari, in questo senso, vengono visti come coloro che possono in qualche modo fargli uscire dal carcere. E questo sicuramente diventa il primo problema che ci troviamo ad affrontare. Quindi sicuramente l'intervento motivazionale quando ci troviamo di fronte effettivamente a un disturbo, quindi alla presenza di un disturbo di uso di sostanze gravi è il primo intervento che ci troviamo a fare. È chiaro che quando il disturbo d'uso di sostanze è collegato e quindi è in comorbidità con anche un disturbo antisociale, le problematiche si complicano maggiormente anche perché realmente è l'unico stile di vita, è l'unica modalità che loro hanno conosciuto, no? Questa. Quindi proprio in un contesto sociale, per cui sicuramente anche in questo caso la parte motivazionale ci permette e ci serve di comprendere quanto effettivamente ci sia spazio poi per lavorare con questi pazienti. In realtà, una volta che comprendono che non possono usare la terapia in questo modo, alcuni se ne vanno. Cioè, nel momento in cui il fine strumentale non può essere utilizzato e quindi si spiega cos'è una psicoterapia, insomma, comunque si spiega cos'è un tipo di intervento psicologico. La maggior parte se ne va, ecco, non decide questo. Poi devo dire che ci sono alcuni elementi magari che diventano dei fattori positivi. In alcuni casi ci sono
persone che per vari motivi della vita hanno trovato una persona che è fuori dal contesto che hanno sempre frequentato, si sono sposati, hanno avuto figli, però si trovano incastrati da quelle che sono le conseguenze del passato e quindi in questo caso magari c'è uno spazio anche maggiore di lavoro in questo senso, insomma. Però sì, devo dire che sicuramente all'interno del contesto privato è molto difficile che accedano in autonomia, no? E solitamente quelli che ho visto sono maggiormente per la presenza in comorbidità con altri tipi di disturbi, come per esempio un disturbo da uso di sostanze, oppure su segnalazione di avvocati. Comunque per una richiesta mi viene in mente un ragazzino che ho visto recente, ragazzino di 19 anni recentemente, che è inviato dall'avvocato perché rischiava il reato di pedopornografia, perché adescava le ragazze su internet e quindi insomma, quindi sì, sicuramente il primo step è definire bene la richiesta, specificare di cosa si tratta, in questo senso. In realtà poi, a proposito della motivazione, le indicazioni di Beck e Freeman, nella terapia cognitivo-comportamentale, parlano di periodo di prova, quindi una delle modalità che sono indicate da Beck e Freeman sono quello di poter discutere con il paziente antisociale, in questo caso, di un periodo di prova nel quale insieme cercano appunto di rivedere un po' tutta la storia, quindi questo tipo di funzionamento che, come dicevamo, è valido, è stato adattivo in passato, proprio nel tentativo quindi di dare l'idea che si possa collaborare insieme, che non ci sia chi deve essere sfruttato, no? Proprio per uscire da questo meccanismo nel quale se loro non sono gli sfruttatori, rischiano dal loro punto di vista di essere sfruttati o umiliati o derisi da noi. Quindi Beck e Freeman, per esempio, propongono questa modalità, no? Del periodo di prova. Ci diamo X tempo nel quale ci diamo degli obiettivi insieme e insieme a un'altra tecnica che è un po' la parte sulle scelte, nel quale appunto si ragiona sui pro e contro, i vantaggi e gli svantaggi, di mettere in atto o meno un certo comportamento che poi provano a applicarlo nella pratica. E secondo te, Antonella, il fatto di condividere con loro il loro funzionamento li rende, per tua esperienza, effettivamente più aderenti poi alla proposta e agli obiettivi? Dipende molto anche da quanto sono dolenti, nel senso che a differenza che con degli altri pazienti, dove nel momento in cui noi facciamo una condivisione della concettualizzazione e quindi è il momento in cui maggiormente ci avviciniamo, cerchiamo di validare, cerchiamo di anche riconoscere quelle che sono le sofferenze. Sicuramente questo è un tipo di pazienti con cui non possiamo avvicinarci con la stessa modalità, no? Cioè, nel senso che il rischio della troppa vicinanza li mette proprio nella, condizione poi anche per il nostro ruolo in questo senso, quindi o di non starci e quindi di non venire oppure di sentirsi, in questo senso un po' in pericolo e quindi comunque di reagire in modo aggressivo ed impulsivo o comunque di fingere. Quindi nella maggior parte dei casi al limite fingono, no? Anche perché non possono magari esprimere direttamente l'aggressività, però fingono. Però insomma sei tu quindi solo che porti avanti la terapia in realtà, ecco, non. Per cui sì, la condivisione da una parte è utile senza non credo nel mantenere comunque una sorta di distanza che
non rischi di essere per loro estremamente pericolosa, no? Cioè anche il rimandare, che sei nato in un contesto di questo tipo, rischia in questo senso poi di andare sull'idea che sono effettivamente vittime del sistema e che quindi è giustificato il fatto che loro si trovino a sfruttare gli altri o a fregarsene delle norme sociali condivise. Certo, grazie. Grazie a te. Per quello che riguarda l'aspetto della terapia, la seconda domanda che mi hai fatto, mi viene da dire che sì, in realtà ritengo che la maggior parte di questi studi ci sia perché si sia resa evidente, come dire, dove si trovano poi alla fine i pazienti che si sottopongono a questi studi. Solitamente sono comunità terapeutiche per tossicodipendenti, quindi per ovvi motivi il campione clinico viene reclutato sulla base di questo. All'interno degli istituti penitenziari diventa un po' difficile applicarlo. A Modena è stato applicato il gruppo della DBT, è stato fatto un gruppo per la DBT, quindi sicuramente tutti quelli che sono delle terapie maggiormente comportamentali, finalizzate alla riduzione dei comportamenti problematici, mi sento di dire che sono quelle che sono maggiormente diffuse e utilizzate. Adesso stanno, la schema therapy stanno provando ad utilizzare maggiormente, non a Modena, però soprattutto all'Istituto di Bologna. So che ci sono dei colleghi che stanno provando a fare questo, poi insomma ancora non mi risulta che abbiano dati ancora condivisi su questa parte, così come so che in alcuni casi, come nella REMS di Bologna, hanno provato ad applicare le MDR, però anche qui sì, l'approccio delle MDR, anche qui ancora è abbastanza recente. Devo dire che non è semplice il lavoro all'interno degli istituti penitenziari, nel senso che c'è la sanità, che siamo noi, ma allo stesso tempo ci sono i problemi con l'amministrazione penitenziaria, ci sono problemi, diventa difficile organizzare un intervento, dare una continuità senza avere difficoltà a volte con quella che è più l'area della sicurezza o addirittura insomma della direzione o altro, insomma ci sono molte, molte parti e quindi non è sempre facile trovare un modo per collaborare. Certo. Non so se ti ho risposto. Assolutamente sì, del resto la tua risposta non fa altro che avvalorare un po' la sensazione che effettivamente il trattamento di questa tipologia di disturbo di personalità è effettivamente una questione molto ardua e complessa e soprattutto molto, con molte sfaccettature proprio perché è proprio multicomponenziale, insomma, ha talmente tante aree appunto di sia di compromissione che di sofferenza che quindi, diciamo così, l'intervento di per sé è molto complesso, ecco. Esatto. Sì, diventa anche difficile definire quando il funzionamento dell'antisociale viene invalidato, cioè quando arriviamo veramente alla rottura del funzionamento del disturbo antisociale, nel senso che nella maggior parte dei casi quello che succede è che c'è la pena, quindi c'è un reato, c'è la pena e quindi la punizione, ma la punizione non è in sé l'invalidazione, la punizione non fa altro che rinforzare l'idea che ci sta alla base, no? Quindi il sistema penitenziario in realtà non fa altro che rinforzare il funzionamento di queste personalità. Non è che porta ad avere un insight sul fatto che, anzi, no? Inasprisce ancora di più irrigidisce ancora di più questa modalità, per cui a maggior ragione hanno la conferma che sono le vittime e che è un sistema ingiusto e che quindi devono continuare a approfittarsi finché possono.
non è ben chiaro quando è il momento dell'invalidazione, almeno per me personalmente la difficoltà maggiore è questa, no? Comprendere questo, comprendere in che senso, cioè quando un antisociale da solo arriva in psicoterapia, cioè cosa deve succedere? Perché solitamente arriva per altre strade, no? Certo. Vediamo se c'è ancora qualche domanda, Antonella, altrimenti possiamo pian piano procedere. Vediamo in chat, non ci sono domande, vediamo se qualcuno delle persone che ti ha seguito ha qualche intervento, qualche curiosità in merito. Io gentilmente, Prego. gentilmente vorrei chiedere un approfondimento circa la schema therapy o la terapia dialettico comportamentale, ecco, come trattamenti. Grazie. Dice in generale o rispetto su questo sì, rispetto, tipo di, esatto. Su questo tipo rispetto. Di disturbo? Allora, diciamo che io non so se lei conosce già un po' questo tipo di terapie, che sono le cosiddette terapie di terza ondata del cognitivismo, e in particolare nella terapia dialettico-comportamentale l'aspetto che viene ripreso anche nel trattamento di questi pazienti sono gli aspetti legati all'impulsività. Il paziente antisociale spesso, e questo anche succede negli istituti penitenziari, mette in atto agiti autolesivi che possono essere sia per difficoltà di regolazione personale delle emozioni, sia per, come dire, oppure comportamenti comunque finalizzati ad ottenere qualcos'altro, quindi più di tipo strumentale. Diciamo che l'idea in questo senso è di dare degli strumenti, delle abilità che sono proprio tipiche della terapia dialettico-comportamentale, che sono di stampo comportamentista, solitamente, per imparare a riconoscere quelle che sono delle emozioni disturbanti e mettere in atto un comportamento più adattivo per regolarsi, piuttosto che compiere i gesti autolesivi, per esempio, o abusare di psicofarmaci o abusare di sostanze, che questo succede anche all'interno del carcere. Sulla schema therapy è un pochino più complessa la questione, nel senso che la schema therapy prevede tutta una concettualizzazione del caso sulla base dell'idea di sé, quindi di questi insomma di parti che compongono, quindi il sé bambino, il sé, la parte genitoriale, le strategie di cosiddetti mod, no? Io purtroppo non so che tipo di conoscenza ha lei in termini di schema therapy, quindi mi perdoni se sono un po' così più vaga. Però, come dire... Benissimo, perché non ho molta conoscenza. Proprio... Sì, diciamo che sono... forse le rispondo meglio se le dico questo, insomma, al di là degli disturbi antisociali, sono quelle appunto delle psicoterapie che si sono dimostrate efficaci, soprattutto maggiormente efficaci nel trattamento dei disturbi di personalità, in particolare nell'area borderline, nell'area del discontrollo. In questo senso si stanno cercando di declinare anche, no, per le aree che sono affini anche al disturbo antisociale, anche a quest'altro tipo di disturbo. Diventa, okay, grazie. Niente, più che altro difficile applicarle nei contesti penitenziari, è che è più facile applicarle in un servizio pubblico diverso, ecco, pure in altri, ecco. Dire una cosa? Sì, certo, Sandra, buonasera. Sì, anche perché dobbiamo sempre pensare che ci sono dei protocolli, ad esempio il protocollo della schema therapy, che è un protocollo su cui si è fatto molto di ricerca, anche se non è ancora forte come il protocollo di Marshall Linehan, però i protocolli non sono applicabili automaticamente ad altri tipi di disturbo. Quindi è nato per il disturbo borderline, ma per questi pazienti antisociali non c'è nessun segnale scientifico di efficacia. Voglio fare un altro esempio. L'EMDR, che
è un protocollo efficace per pazienti adolescenti traumatizzati, non è assolutamente, non ha neanche un dato di efficacia sui disturbi alimentari. Quindi noi non possiamo prendere un protocollo da un mondo, sperimentato su un mondo, e applicarlo ad altri contesti. Perfino il disturbo, il protocollo di Marshallini, anche poi noi utilizziamo, e che lei ha spiegato anche bene, è applicabile a adolescenti e a giovani con disturbo borderline. Poi è chiaro, noi clinici, se io ho una vecchietta, magari la mando al gruppo di borderline, la mando al gruppo di skill training, ma so che sto facendo una cosa fuori delle linee guida. Ecco, quindi stiamo attenti, perché c'è proprio una tendenza all'allargamento, che è importante invece contestualizzare a dove è stata fatta la ricerca. Questo poi, non so se Greta questo la aiuta. Sì, sì, sì. Grazie. Grazie. Antonella, cosa dici? Se non ci sono altre domande? Sì, se non c'è altro, vi lascio la presentazione. Ti ringraziamo perché hai fatto una bellissima presentazione su un argomento che di per sé non è semplice affatto, e sicuramente ci hai incuriositi a questa tipologia di pazienti e al loro trattamento. Grazie mille. Grazie a voi. Buonasera a tutti. Buon proseguimento. Grazie. Grazie. Sandra. Direi che adesso che abbiamo il grande piacere e anche l'onore di avere con noi Sandra Sassaroli, direi che possiamo pian piano avvicinarci a presentare studi cognitivi. Sandra Sassaroli è la direttrice di studi cognitivi, un network di scuole di specializzazione in psicoterapia cognitiva e cognitivo-comportamentale. È direttrice inoltre del Dipartimento di Psicologia della Sigmund Freud University ed è una delle massime esperte in psicoterapia cognitiva sia a livello nazionale che internazionale. Ecco Sandra, prego. Grazie Valeria, anche se mi sto lentamente intronando dato i 70 anni che sto per compiere. Non è che sempre ci espandiamo, ecco. Va bene, ad ogni modo mi prendo un po' di tempo per presentare. Noi stiamo facendo questa presentazione. Ciao Simone. Ciao a tutti, buongiorno. Delle nostre scuole, anche se la scuola di Mestre oggi per il 2021 è piena, quindi non ci sono spazi, però si accolgono iscrizioni anche anticipate per il 2022, chi fosse stimolato e interessato da questa presentazione. Va bene, comincerò per dirvi quello che dirò. Aspettate che vi chiudo così. Ok. Io ci tengo molto a farvi capire il progetto che avevamo in testa quando abbiamo fatto la scuola, che in questo momento sta andando molto bene, ma che è stata veramente una grande scommessa. Vorrei poi che comprendeste come abbiamo organizzato la didattica, anche se potete anche fare delle domande, interrompami in qualsiasi momento. E poi capire bene se questa scuola è adatta a voi, perché questa è una scuola con una serie di complessità e di difficoltà, è una scuola molto ambiziosa, e non è detto che tutti quelli che stanno cercando un diploma di psicoterapeuta abbiano voglia di ingaggiarsi con questa nostra sfida affascinante ma anche un po' complessa. Allora, questa qui l'ho aggiunta da poco, queste slide, ma uno psicoterapista moderno oggi, CBT, di che cosa ha bisogno? Secondo noi, e questa è una battaglia che noi stiamo facendo, abbiamo anche scritto un libro che uscirà a febbraio per la Wiley in Inghilterra, è pianificare il trattamento, conoscere le procedure e gestire l'alleanza, potendo dare i protocolli evidence-based, all'interno di un quadro di formulazione condivisa di caso. Cioè, quindi è importante che il paziente che si ingaggia con voi abbia conoscenza del suo funzionamento personale, sia quando esso è vincente, buono, sia quando egli ci porti aree problematiche che vuole mettere a fuoco. Noi pensiamo anche che il mestiere di psicoterapista stia cambiando in modo galoppante, e secondo me anche grazie al Covid, ed è sempre di più un mestiere che deve sapersi misurare con un mondo scientifico, sociale e digitale in continua trasformazione. Questo
abbiamo ad esempio un dato carino in una survey che abbiamo fatto tra i nostri terapeuti, circa 150 terapeuti, non tutti cognitivisti, che chi ha tardato di più a trasportare online le terapie aveva minor successo e soddisfazione del paziente delle persone che durante il lockdown si sono mossi in modo fiducioso e rapido. Come vedete, questo dato è strano, inaspettato, in fondo tutti abbiamo sempre lavorato con il nostro studio e le persone sedute davanti a noi, invece questo dato ci dice quanto è importante essere oggi anche tecnologicamente aggiornati. È importante per noi monitorare l'andamento della terapia in modo tale che dal feedback che ci dà il monitoraggio noi abbiamo un'idea dell'avanzamento del nostro lavoro col paziente e poi essere aggiornati con la letteratura scientifica. Ma questa è una cosa che chi di voi deciderà di venire dalla nostra scuola comprenderà immediatamente. Così è il mio programma, durerà una 45 di minuti. La terapia cognitivo-comportamentale dirò poco, anzi forse quasi addirittura nulla, no, pochissimo, perché chi è nell'area di Mestre, che spesso ha fatto Padova, è a conoscenza molto di più che allievi di altre nostre sedi che sono vicine a università che non hanno un indirizzo così ricco come quello di Padova, e quindi di questo dirò poco. Il programma didattico, la studi cognitivi come gruppo di scuole e anche come gruppo di ricerca, il razionale, l'organizzazione, superare gli ostacoli della formazione e accedere alla selezione, che forse neanche vi dico perché per chi è nell'area di Mestre questo ha del tempo per pensarci. La terapia cognitivo-comportamentale ha avuto tre ondate: il comportamentismo, che oggi è considerato post-stroke, la prima ondata, la terapia cognitivo-comportamentale delle grandi prove di efficacia basate sul cambiamento delle credenze, e poi questa terza onda in cui c'è anche il modello di Marshallina per i borderline, ci sono gli interventi di terapia mindfulness o sulla ruminazione. Ecco, quindi ci sono tutte queste onde. La prima onda, voi avrete uno o due weekend per imparare le tecniche comportamentali di base che ancora oggi sono fondamentali per alcuni disturbi, pensiamo all'ERP per il disturbo ossessivo compulsivo o all'esposizione in vivo. Avrete la base della CBT che padroneggerete bene, compresi i protocolli, e avrete anche, nel nostro gruppo c'è molto interesse per le terapie processuali, e quindi avrete delle competenze negli interventi sul fenomeni di processo come la ruminazione. Ecco. Se volete interrompermi, basta interrompermi, perché la Valeria mi interrompe se legge qualcosa nella chat. Rappresentazioni. Il modello cognitivo standard è che io ho sofferenza mentale se mi dico delle cose sbagliate o disfunzionali rispetto ai miei scopi, e l'intervento classico è di accertamento e discussione di ciò che ci diciamo e che ci fanno provare emozioni dolorose o disfunzionali, o mettere in atto comportamenti non utili o nocivi. Se mi dicono mi va di stare qui, mi viene un po' di fastidio e voglia di andare via, e sicuramente abbasso, mi comporto in modo più pigro, sono meno attenta alle vostre reazioni e sicuramente abbasso il livello della mia presentazione. La terza onda ha questo tipo di tecniche, e noi soprattutto sottolineeremo queste a cui teniamo molto. E queste che facciamo in tutti i nostri gruppi clinici, noi facciamo con i nostri pazienti interventi di skill training. Ci sono delle guide pratiche, linee guida pratiche che dimostrano l'efficacia, e vengono quasi tutte da ricerche di ricercatori dell'area di Oxford che hanno avuto del denaro, molto denaro negli anni 90, e hanno potuto costruire degli studi multicentrici tra l'America e l'Inghilterra che hanno dimostrato, e queste sono soprattutto queste qui sono le aree in cui la terapia cognitivo-comportamentale è maggiormente efficace. Oggi ancora la più efficace e soprattutto con maggiore prova ed evidenza di tutte le altre
terapie. E poi queste sono altre, questo era soltanto per cenare, perché è importante che voi sappiate che questo tipo di protocolli e linee guide voi le imparerete nel secondo anno della nostra scuola. Poi negli anni sono arrivati dei pazienti che sono stati considerati da Carlo Peris, un italiano emigrato in Svezia, ha dato questa definizione di difficile. E per questo tipo di pazienti è ancora più importante formulare il caso, condividere la formulazione con questo paziente in modo tale da motivarlo al cambiamento. Ecco. Voi lo vedete che, ad esempio, di ciò che ha detto la dottoressa Gemelli, il punto interessante è che è molto difficile che un paziente con disturbo antisociale accetti di fare con voi il grande gioco della condivisione della formulazione e del col decidere insieme cosa fare facendo un contratto di terapia. Ecco. Il nostro programma didattico è un programma molto pratico, in cui imparate tecniche e strategie cognitive e metacognitive, e nel secondo biennio imparate le strategie e i protocolli per i pazienti con disturbo di personalità e con i pazienti cosiddetti difficili. Quasi la maggior parte dei nostri docenti, a parte qualche lezione teorica, è come Cristiano Castelfranchi, sono clinici e vedono pazienti tutto il giorno. Noi non abbiamo, pur avendo adesso una piccola università privata olandese che sta andando molto bene a Milano, siamo tutti clinici e veniamo da un mondo di esperienza clinica, quindi questa università è basata non sul potere accademico, ma sulla nostra esperienza clinica e sulle ricerche che abbiamo fatto dentro questa nostra esperienza. E qui è un po', ma questo lo vorrete vedere, lo avete già visto, questo è come abbiamo organizzato il programma. C'è un programma didattico di base che sono all'incirca un centinaio di ore in cui avrete un codidatta, un didatta e un supervisore, e poi vi spiegherò come sono organizzati. Una seconda parte di seminari magistrali teorici che sono sulla 36 ore anno, quindi le nostre ore di teoria sono praticamente ridotte all'osso, perché voi siete qui dopo molte, molte volte venendo da università molto teoriche per imparare un mestiere, ed è quello il nostro goal. Poi avrete dei workshop di approfondimento di aree specialistiche, pratici, e il terzo e il quarto anno avrete un indirizzo di perfezionamento che poi vi spiegherò. E in più il tirocinio, ma il tirocinio è praticantato come psicoterapeuta nelle strutture pubbliche, il cui scopo è quello di vedere pazienti più che imparare la terapia, perché la psicoterapia cognitivo-comportamentale la imparerete nella nostra scuola. Questo è il programma didattico di base. Nel primo anno è fondamenti della CBT, nel secondo anno è i protocolli, nel terzo anno è l'applicazione delle tecniche con i disturbi di personalità e le concettualizzazioni Libet. Ecco. Il supervisore ha un altro compito, che è aiutarvi a vedere come voi funzionate e come il vostro funzionamento viene messo alla prova nel trattamento dei casi complicati, in cui potete vedere, è obbligatorio andare a vedere come alcune vostre caratteristiche personologiche possono aiutarvi o danneggiarvi nell'affrontare questo tipo di pazienti. E poi ci sono le lezioni esperienziali, in cui si parla di sé e si fanno grandi esperimenti. Ok. Vorrei sapere se ci sono domande finora. In chat no, Sandra, quindi se non c'è nessuno dal vivo, in chat no. Senti, Valeria, se divento troppo veloce mi dai un pugno nel naso? Ti avviso. Questo è il programma didattico di base, quindi è il pezzo tenuto dal didatta nella fila di sinistra, dal supervisore della fila di mezzo e dal codidatta, che sostanzialmente è un terapista in formazione che diventerà supervisore, se tutto va bene, nella sua formazione anche in voi, ma che anche
colui che gestisce il gruppo, le sue difficoltà, parla con il caposede, parla con il supervisore se ci sono problemi nel gruppo, anche individuali, ed è una sorta di trama, aiuta a costruire la trama dei gruppi. Come vedete nel secondo anno, che è questo anno forte, ci stanno le lezioni con i protocolli, ci sono molti protocolli, non li vedremo tutti, ma in realtà il protocollo è l'interruzione di un circolo vizioso di mantenimento, e in qualche modo nel secondo anno i principali, voi dovrete essere alla fine del secondo anno in grado di trattarvi. Questo vi mette in condizioni alla fine del secondo anno di poter cominciare a vedere i primi pazienti. Molti lo fanno già al primo anno, ma io il primo anno un po' lo sconsiglio, lo so che abbiamo tutti voglia di lavorare, perché nel primo anno veramente ci sono soltanto c'è la tecnica, ecco, più che la capacità di costruire una strategia. Nel terzo anno c'è la concettualizzazione Libet e la terapia cognitivo comportamentale dei disturbi di personalità, e il quarto anno disturbi di personalità 2 e 3 e accenno a disturbi psicotici. Come vedete, il supervisore sostanzialmente fa sviluppo personale e quindi vi insegna come ciò che avete imparato di tecnico dal didatta si incarna nel vostro essere insieme al paziente. Ok. Questo ve l'ho detto, i seminari ve l'ho detto, questi seminari ruotano in tutte le sedi, Cristiano Castelfranchi, psicologia e neuroscienze, psicofarmacologia, ruotano in tutte le sedi. Ok, questo è il workshop, anche questi sono i workshop che ruotano. Anche se le sedi hanno, ogni sede ha la libertà di introdurne uno in più. Quindi introduzione alla terapia metacognitiva è il modello di Wells. Sicuramente uscirete sapendo fare delle tecniche di valutazione psicodiagnostica in area cognitiva e non solo. Avete dentro il primary della REPT, quindi vuol dire che voi potrete vedere i pazienti utilizzando il metodo di disputing di Albert Ellis, biofeedback, training per l'assertività e tecniche di rilassamento, e non solo, tecniche comportamentali. Okay. Al secondo anno esiste anche un piccolo modulo di un'ora che faccio io personalmente, in cui faccio un incontro con ogni allievo della mia scuola, quindi un sacco di incontri, e ragioniamo insieme in totale libertà su come lui funziona rispetto alle sue mete, ai suoi scopi, alle sue ambizioni e quali intoppi può avere. Quindi mi capita in questi incontri di dire non ti voglio mai più vedere, funzioni meglio di me, oppure mi capita di mandare un giovane terapista della mia scuola in formazione immediatamente a fare una terapia, perché se non vede alcune sue aree delicate è impacciato anche nella formazione, oppure mi capita anche che si fa un piccolo intervento discusso insieme, e questo al nostro giovane allievo basta. In alcuni casi li rivedo al terzo anno, ad esempio quest'anno c'è una persona che ho deciso di rivedere anche al quarto anno, perché sta facendo un lavoro molto doloroso sulla fiducia in se stessa, è una mia allieva, e quindi ho deciso di rivederla. Quindi dipende un po' dalle persone che incontro. Mettersi in gioco con me a volte è divertente, a volte un po' traumatizzante anche per me, perché incontro persone carinissime e sono incontri anche molto creativi per me, ed è un protocollino che riusciremo a fare fino a quando io ovviamente avrò la forza di farlo. Questo è il diploma dell'Albert Ellis Institute che noi vi daremo. Sono 3 giorni, 9 ore al giorno, e tutti i nostri giovani codidatti adesso faranno sia il primary che l'advanced, in modo tale che saranno in grado di farvi un po' di supervisione nel disputing su casi di pazienti con ansia o depressione. Il perfezionamento sono una 50ina di ore che sono... Allora, noi abbiamo immaginato di fare un piccolo perfezionamento, che però non è tanto piccolo, che viene dato il terzo e il quarto anno, togliendo dei workshop, su un specifico argomento scelto dal nostro allievo. E non è detto che un nostro allievo di San Benedetto si fermi a San Benedetto, se a San Benedetto c'è
MDR che a lui non interessa e ha voglia invece di andarsi a fare è invece molto interessato alla schema therapy e quindi in quell'anno la schema therapy si fa a Bolzano e si fa 50 ore a Bolzano. Questo è una carta carina perché in quel mese e mezzo, sono tre weekend credo, non ci sono altre lezioni, quindi i nostri giovani sono liberi di scegliere e viaggiare secondo i loro gusti. È sempre possibile se voi aggiungete questi due specializzazioni, sono un centinaio di ore che ormai sono state molto bene organizzate sull'età evolutiva, quindi noi abbiamo molti che hanno un interesse specifico sull'età evolutiva e quindi sono molto orientati non all'autismo né ai DSA ma alla psicopatologia ansiosa ossessiva dei bambini fino a 10 anni da 11 e 12 ed è una piccola specializzazione che vi può anche aiutare, non è certo esaustiva, però vi può anche aiutare a capire se questa cosa veramente vi piace, se è ciò che volete fare, perché a volte chi fa questo corso decide di passare agli adulti o viceversa. Ok, l'esame è una tesi sperimentale, compilativa o teorica e una caso clinico e 7 log di supervisione elaborato nei 4 anni attraverso la supervisione dei casi su almeno 2 pazienti. Quindi sono tutti pezzi di terapia che vi sono fatto che vi sono stati supervisionati in modo approfondito. Ok. SIG e CBT. Va bene. Questo è come noi siamo organizzati. Abbiamo un portale di cui vi sarà dato un indirizzo vostro di studi cognitivi che avrete per tutti i 4 anni e tutto vi arriverà e voi sarete da quel momento dentro questo portale in cui saranno archiviati tutti i vostri materiali, la testistica e la gestione del calendario dei tirocini e le attività legate alla didattica. Se un docente si rompe una gamba e non può venire, vi arriverà un annuncio tramite il portale, ad esempio. Ecco. Poi un'altra cosa importante per noi è la valutazione della qualità formativa, su cui grazie a Roberta Stoppa, che è la capa organizzativa di tutte queste nostre scuole, ha fatto un salto siderale da un punto di vista dell'efficacia. E voi alla fine di ogni giornata di didattica, di qualsiasi tipo, riceverete una richiesta di valutazione sia di soddisfazione sia di efficacia, come vedete interessanti, utili, soddisfacenti, cioè quanto sono anche stato bene, come ha saputo. E poi ci sono anche la possibilità di dare delle note tipo questa settimana i bagni erano sporchi e abbiamo avuto un problema, cioè anche di come si sta dentro le sedi. È evidente che voi, i milanesi ad esempio, sono in SFUC, è una sede molto vasta, che nessuna scuola di terapia italiana ha una sede così grande, però alcune delle nostre sedi stanno adesso crescendo, tipo a Mestre, che l'anno prossimo cambierà sede, ma ci possono essere dei problemi di computer, dei problemi di wifi, e questo è importante che venga segnalato, perché per noi è importante, è sul vostro weekend che noi è sul vostro feedback che noi cresciamo. Poi è possibile, per chi di voi mi sta ascoltando e che è già nell'albo degli psicoterapeuti, uno psichiatra o un articolo 35 e che ha voglia di farsi un training di terapia cognitivo comportamentale, andare nel nostro grande programma che è circa di 350 ore più 150 ore di tirocinio, a prendersi la didattica più un seminario magistrale, ad esempio quello di Severari sui disturbi di personalità o Castelfranchi, e un workshop e le lezioni di ecodidatti. Quindi si prendono 150 ore invece che 350, e ovviamente il costo per chi è già dell'albo è minore che per i nostri allievi psicologi che vogliono entrare. Questo un po' per presentarci. Noi stiamo prevalentemente nel nord, con un piccolo salto a San Benedetto del Tronto. Abbiamo tutte queste scuole, abbiamo dei centri di ricerca per
e abbiamo dei centri clinici in tutte le nostre sedi, ovviamente più o meno forti a seconda delle sedi, ma tutti in sviluppo. Ad esempio a Mestre, in questo momento, che ha avuto pochi terapisti che lavoravano nella sede, perché è una sede recente, in questo momento stanno arrivando da sedi vicine dei giovani terapeuti e noi siamo felicissimi perché finalmente renderemo più viva la nostra sede clinica. Ok. Noi circa diplomiamo 150 nuovi alieni all'anno. Abbiamo una settantina di didatti e supervisori e una quarantina di codidatti, quindi è un... in questo momento siamo molto sviluppati, quindi in realtà siamo un po' indietro di supervisori perché abbiamo fatto scelte che ci hanno, non tutti anziani supervisori hanno voluto fare con noi la scommessa del futuro, quindi stiamo crescendo giovani che sono nel nostro gruppo in modo entusiastico e speriamo promettente. Questi sono i responsabili di sede, come vedete, Simone, il primo a destra, è Mestre, il secondo è Turchi di Firenze, dietro c'è Giovanni Maria Reggero, dietro c'è Bolzano, darà anche un po' di aiuto a Mestre, davanti c'è San Benedetto, io, e la signora con i capelli biondi alla mia destra è la Roberta Stoppa che si occupa di direzione dell'organizzazione delle scuole. Gabriele Caselli, Barra Soleani Genova e Gabriele Caselli e la giuri in Modena. Esatto. Il gruppo di ricerca è nato con Giovanni e me tanti anni fa, eravamo solo in una stanzuccia e in realtà è stata la vera grande scommessa che poi ha portato alla nascita di tutto, perché al contrario di molte scuole che pur essendo interessate alle ricerche utilizzavano l'accademia pubblica per fare ricerca con accademici pubblici, io ho sempre voluto controllare il gruppo ricerca da dentro e quindi ho sempre investito tutti i margini delle mie scuole per avere dentro dei ricercatori. Questo ha fatto sì che io potessi avere vicino Giovanni, Gabriele, adesso Mansueto, la Palmieri, cioè è chiaro che con l'arrivo nel 2014 della Sigmund Freud University tutto è diventato più facile, ma anche prima ci sono stati anni come nel 2008 in cui eravamo io e Giovanni si sono pubblicati articoli importanti su riviste importanti, quindi per noi questo è importante e ad esempio a Mestre ancora non c'è un centro di ricerca ma ci ripromettiamo perché serve un po', serve trovare allievi che hanno voglia di stare con noi, che sono dei ricercatori già ben formati, che possibilmente abbiano un dottorato, cioè non si inventa dal nulla, ecco. Però piano piano stanno crescendo ovunque. A che ci servita la ricerca? Ad aggiornare didatti e collaboratori, alle relazioni internazionali che ci hanno permesso oggi di essere nei board di molte riviste, di poter invitare a fare simposi da noi persone che ci stimano, ci conoscono e ci rispettano, un'attività scientifica dentro le scuole che aiuti i nostri allievi a seguire procedure di riflessione di tipo critico. I nostri terapisti devono essere informati. Noi dobbiamo formulare ipotesi cliniche per la ricerca in modo tale da essere nel mondo cognitivista e contribuire anche con il nostro pensiero originale. Da quando le scuole private, anche quelle che si appoggiano all'università, hanno cominciato a pubblicare bene in area CBT, il mondo italiano, che era cognitivo-comportamentale, che era fino a 20 anni fa un mondo di psichiatri, soprattutto a Roma, è diventato un mondo con un sacco di psicologi bravi e veniamo conosciuti e rispettati a livello internazionale. Quindi questa è una roba che mi sento piccola piccola di aver continuato a fare. Questo è alcune cose, perché questi sono i nostri libri, ma questo li conoscerete. Poi stiamo fondando anche dei servizi clinici universitari, che soprattutto a Modena, sia a Modena, a Milano, che vedono giovani alla SFU
che a basso prezzo che hanno problemi nell'area dell'ansia fino ai 30 anni, e poi stiamo cominciando a pensare di costruire una rete di centri di cura dei disturbi dell'alimentazione secondo il protocollo Fairborn. Questo in Italia è molto difficile seguire il protocollo, quindi è pieno di persone brave ma non ortodosse nel seguire il protocollo CBT. Noi ne abbiamo uno a Milano adesso, forse ne faremo uno all'Aquila, ma vogliamo che questo nostro centro sia perfettamente in linea e quindi con il protocollo, in modo tale che poi potremmo, con le nostre idee sui disturbi alimentari, su cui Giovanni ed io abbiamo fatto 15 anni di ricerche, pubblicato bene, provare a fare studi longitudinali per dimostrare se aggiungere o togliere dei pezzi al protocollo incrementi l'efficacia. Noi poi abbiamo un forum biennale che purtroppo nel 2021 non ci sarà, rimandato, da causa Covid. Siccome è il posto in cui tutti gli allievi si incontrano e siccome stanno saltando tutti i congressi internazionali anche nel 2021, può essere che noi ci capiterà di doverlo mandare al 2022 e addirittura al 2023. Il Covid è stato veramente nefasto, è recentemente che abbiamo preso questa scelta dolorosa. È il posto, questi qui sono tutti i nostri docenti, e didatti, ma è qui che tutti gli allievi delle nostre scuole si incontrano e discutono le ricerche e i casi clinici più belli che appaiono nelle scuole. Quindi è un posto prezioso. Come molti di voi sapranno, noi abbiamo tra le nostre scommesse un po' matte, c'è anche State of Mind, che adesso cercheremo anche di sviluppare, dividendo di più i contenuti per dummies, cioè per tutti, dai contenuti per specialisti. È un posto in cui oggi si discute, in cui è pieno di materiali. Venendo qui da noi avrete questo supporto, che è la grande innovazione tecnologica su cui abbiamo lavorato negli ultimi 5 anni. È un gestionale pazienti che vi aiuta a dare i compiti al paziente, a verificare, a monitorare l'andamento. Ci sono dentro tutti i test psicodiagnostici, potete fare gli homework e darli dentro in therapy, e quindi è ancora in progress, ha delle fragilità, però io ad esempio, che sono vecchietta, però le mie cartelle le ho tutte dentro in therapy ed è dentro in therapy con la bacheca condivisa che scrivo le nostre sedute con i pazienti, in modo tale che i pazienti abbiano accesso e possano condividere con me e vedere quello che si è fatto insieme. Questa è la nuova società italiana in cui noi siamo tra i fondatori, perché nella nostra vecchia società c'è stata una preferenza per aspetti fortemente traumatici e che si sono allontanati nei fatti dalla terapia cognitivo-comportamentale. Noi, che pur abbiamo lavorato tanto sugli aspetti, diciamo, evolutivi, anche io personalmente nella mia storia, io ho scritto un libro sull'attaccamento nel 95, però ci è sembrato a un certo punto che fosse importante dare ai nostri allievi un pacchetto di competenze primi 2 anni così forti che poi potessero anche dimenticare, aggiornare, andare su pazienti diversi, ma che li mettessero al sicuro da un punto di vista della psicoterapia, perché noi abbiamo delle tecniche cognitivo-comportamentali così forti. Se pensate, si parla sempre di traumi, di altre terapie sul trauma, la CBT è l'unico, è il protocollo più forte con maggior prove di evidenza per il PTSD. Okay. Che raccomandazione ho da darvi? Che voi sappiate stare nel gruppo, perché è il gruppo del vostro futuro, in cui molti polistudi nascono. Noi spingiamo molto che si facciano bei polistudi grandi, con lo psichiatra che se serve dalle medicine, il nutrizionista. Cioè, è chiaro che se voi avete una rete in cui state 4 anni a questo contatto, nonostante il Covid, è fondamentale che nel gruppo si stia bene. Per nostra esperienza, il gruppo in cui si sta bene è il gruppo in cui si impara meglio, e sta a noi, a ciascuno di voi, imparare a stare nel gruppo. Vi chiediamo di avere un atteggiamento
attivo e propositivo, capire e avere l'interesse per i pazienti anche complessi, ma anche per le tecniche e le strategie. Quindi chi abbia passione soltanto per gli aspetti ermeneutici del nostro lavoro, diciamo più romantici, non è la scuola giusta. Quindi questo per noi è fondamentale che si sappia prima, perché trovarmi poi con allievi infelici anche per noi è difficile. Cosa vi può succedere durante la formazione? Così una vecchia ricerca che vidi a Madison tanti anni fa in un congresso internazionale della Society for Psychotherapy Research. Potete vergognarvi perché nelle simulate vi siete esposti, potete aver visto che una madre che pensavate ottima e affettuosa in realtà è stata con voi sempre dismissing e essere molto tristi di questo, potete avere abbandono, stress. Sappiate che questo è un passaggio necessario nel 30% dei nostri allievi ed è un fattore di crescita perché vi fa interrogare su di voi, sulle vostre storie, sul vostro funzionamento e avere voglia di andare avanti. Ok, questo mi sembra che l'avete detto, vi candidate dal sito. Questo è su come stare nel web, vabbè, ma questo c'è tempo per dirlo. Se avete delle domande, qui la Roberta è talmente brava che avete le domande già scritte. Se nel corso dei 4 anni devo interrompere la scuola, perdo le frequenze? No. È compatibile con il lavoro full time, ma ricordate che dovete fare 150 ore almeno annuali di tirocinio. Quindi nel vostro settimana, se fate 40 ore, bisogna che un pomeriggio il vostro datore di lavoro ve lo dia libero tutte le settimane. La frequenza non è infrasettimanale. Sabato e domenica, a volte il venerdì pomeriggio per le open school o il venerdì tutto intero per alcuni dei nostri che fanno il loro intervento il venerdì, cioè se c'è qualche vecchio che fa le teoriche il venerdì è importante che si abbia spazio per lui. La scuola ci assegnerà dei pazienti? No. Però al terzo anno di Milano, perché a Mestre ancora non c'è, spero che la Valbusa me lo costruisca, ci sono dei servizi di skill training di BT per poter vedere pazienti in coterapia con il disturbo borderline. Le ore di presenza maturate deve essere il 70% del totale e il 90% della didattica. Però l'iscrizione, se non si è fatto ancora l'esame di Stato, è con riserva, perché per noi abbiamo il problema che chi non passa l'esame di Stato dopo la prima sessione del primo anno di scuola deve ricominciare da capo. E non è considerato valido ciò che ha fatto. Quindi noi tendenzialmente tendiamo a prendere le persone, a meno che non abbiano votazioni da stradivari, le persone che hanno già fatto l'esame di Stato. Non tutti, ma molti. Però io adesso vorrei vedervi se qualcuno... Ciao Robertino! Non ti sento. Aspetta che faccio la galleria. Eccomi. Allora, Roberto Framba aiuterà Simone sia nell'area gruppo clinico, siccome lui è un esperto caposede che sta con me e ci sopportiamo da 30 anni e tra un po' ci ammazzeremo incontrandoci in corridoio. Lui adesso ci sta dando una mano per la sede di Mestre e per svilupparla da un punto di vista didattico e clinico. Ecco. Quindi io in realtà ho detto, se qualcuno ha domande, questioni, potete farvi anche vedere, eh? Sarebbe carino. Sandra, cosa ne pensi di spendere un paio di parole sul fatto che le lezioni appunto sono state svolte prevalentemente online, ma che questo non ha impedito poi una buona efficacia, una buona riuscita delle lezioni stesse? Perché spesso ho visto nei precedenti webinar qualcuno chiaramente era molto... anche un po' preoccupato, no? Per queste lezioni online. Sì,
No, allora, noi quest'anno abbiamo ricominciato con le supervisioni in presenza. Ed eravamo, se non ci fosse stato questo aggravamento, eravamo pronti a ripartire in presenza, perché è evidente che alcune lezioni probabilmente rimarranno online, le teoriche, non ha senso va a far viaggiare dei vecchi signori a tenere le lezioni che possono fare da casa. Ma invece le lezioni online, abbiamo fatto delle survey su moltissimi allievi, su 400 allievi, e hanno un ottimo livello di soddisfazione. Molti le considerano ancora come le terapie più organizzate, piene di risorse, ed è chiaro che specie ai ragazzi del primo anno è mancato il gruppo, cioè i ragazzi del quarto anno che sono stati 3 anni insieme hanno fatto un salto all'online meno doloroso. Per i ragazzi del primo anno io mi auguro veramente che ci si possa vedere in presenza. Quindi l'efficacia e la soddisfazione sono stati inaspettatamente alti. Ecco. Sandra, mi permetti di dire una cosa? Intanto che togli magari la condivisione dello schermo, perché così almeno ci vediamo un po' di più, se ci siamo tutti. Tolgo, aspetta. Sì. Una cosa che... diciamo di solito, pur non potendo fare delle promesse, ma che iniziare il percorso della scuola molto spesso diventa una sorta anche di premessa per costruire una rete di terapeuti. Quel progetto di Interapy, quel progetto di centri clinici, eccetera, in realtà significa costruire già anche una comunità che poi probabilmente avrà una funzione diretta o indiretta nella costruzione del proprio profilo professionale e anche di una rete di invii, di una rete di collaborazioni, cioè che la scuola diventa in realtà già una tessitura, ecco, di relazioni professionali importanti, che iniziano appunto con la didattica, con il fatto di diventare dei bravi terapeuti, ma che poi dopo prosegue in una collaborazione che, per chi lo vuole, naturalmente può diventare feconda e fruttuosa nel tempo. Sì, giusto. Oltretutto, aspetta che mi faccio vedere. Sì, oltretutto noi abbiamo il progetto. Che hai detto? Se togli le diapositive ci vediamo un po' in faccia tutti. Allora, aspetta che tolgo, hai ragione, bravo Roberto. Share screen. Sì, dove... lo so, è che non lo trovo in questo momento. Aspetta. Oppure dove c'è quello rosso in alto. Vabbè, se no fa lo stesso. No, perché... devo fare, aspetta. No, quindi... ecco, perfetto. Ok, va bene. Noi abbiamo in programma l'organizzazione in tutta Italia di sedi di nostri ex allievi o allievi del quarto anno, in cui si potrà partire dal gruppo in cui siamo cresciuti e avere diverse specializzazioni ed avere degli invii da un centro centralizzato. Ecco. Quindi sì, questo è un nostro progetto, è ancora agli inizi, quindi... ragazzi che arriveranno adesso sarà forse di più che rispetto al passato anche un accompagnamento alla professione in qualche modo. È vero. Vuole naturalmente. Certo, poi sono scelte, ci sono anche delle persone che preferiscono stare da soli in un posto da solo, ma io ho una psicoterapista nel 2020 non consiglio l'isolamento. Ecco, perché tutti noi, se penso che io a 70 anni sto usando in terapia, cioè, ragazzi, se fosse stata solo in uno studio sarei... Ecco, però sono risorse pazzesche che ti consentono e vedi cose nuove anche del nostro funzionamento. Certo, se posso aggiungere una cosa anch'io, per quanto abbiamo detto fino adesso, proprio la possibilità di vedere l'iscrizione alla scuola come un progetto a lungo termine. Io ho fatto qualche colloquio con ragazzi che erano interessati magari anche per il 2022. Non vi scoraggiate se subito non c'è questa possibilità di accesso al 2021, perché è proprio un progetto un po' a lungo termine. E possiamo fare dei colloqui motivazionali anche in prospettiva di
del 22 e quindi poi entrare in questa rete che permane molto più a lungo dei soli 4 anni, ecco, di formazione, perché proprio se poi si crea un gruppo che rimane legato molto più a lungo e in maniera anche molto più efficace. Sì, per noi questo è importante, ecco. Perché legato vuol dire non solo affettivamente, ma organizzativamente, cioè noi siamo un gruppo molto organizzato e ci teniamo a questo aspetto della serietà, razionalità e organizzazione di ciò che noi facciamo. Infatti questa è una scuola, non l'ho detto, terroristicamente troppo ben organizzata, per me che sono poco organizzata. C'è qualcuno che vuole anche dire che in genere le nostre scuole già a metà anno sono piene e che quindi chi vuol iscriversi per il 2022 è necessario che non temporeggi troppo, nel senso che in genere a giugno dell'anno precedente, cioè del 2021, i 20 posti sono già esauriti, insomma, no? Quindi chi avesse desiderio, ovviamente all'inizio dell'anno prossimo, si faccia ma anche fin d'ora, in realtà è possibile che faccia attraverso il sito la richiesta di un colloquio di selezione e gli verrà accordato, e questo appunto potrà essere valido per il 2022. Ok, vediamo se ci sono domande. Controllo la chat, ma in chat no. Va bene, allora io, se non ci sono domande, perché è anche una presentazione finale, quindi di solito va così, è come un lancio di un dardo verso il 2022. Ah no, dai. Vabbè, ho visto anche delle persone che conoscevo, quindi. Poi la Roberta Sciore è di San Benedetto del Tronto, peraltro. Possiamo anche concludere, Simone, sì. Dicendo che a breve, nel giro di un mese e mezzo, insomma, ci saranno anche tutta una serie di webinar, no, che permetteranno di conoscere ancora meglio la sede di Mestre, no? Quindi sarà un'occasione anche quella per mettere il naso dentro e dare un'occhiatina e vedere. Con i nostri collaboratori più stretti, che spesso sono specializzati nella nostra scuola, oppure stanno concludendo il percorso di specializzazione, per cui questo per vedere, per farvi capire come c'è un coinvolgimento anche già da subito delle persone, per cui pensate proprio a questa scuola e all'iscrizione come un progetto a lungo termine dove si impara e poi fin da subito si inizia anche a lavorare assieme e a portare ognuno il proprio contributo. Questo ci arricchisce enormemente e vi ringrazio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie e buonasera. A presto. Ciao Roberta, ciao a tutti, ciao Simone, ciao, ciao Valeria. A tutti. Grazie Sandra, buonasera. Sandra, Roberto, Valeria, grazie. Grazie.